L'importante è non farsi male. Così l'Atalanta, festeggiati i ragazzi del Viareggio e le ragazze dell'8 marzo, senza Gans sa di non poter pungere troppo in contropiede, e l'Inter senza Sosa ha in Schillaci e Fontolan due attaccanti tanto generosi quanto ancora lontani dal guizzo gol. I nerazzurri non vincono da 5 giornate ma non perdono da 9. Gabriele Salvatores, un premio Oscar per una partita da statuetta di terracotta, mi sembra. Eh sì, per ora sì, è un po' ferma. Due tiri in porta sono un po' pochi per un primo tempo. Comunque, siamo qua. Ma lei, tu sei tifoso di quale squadra? Io dell'Inter, lo dico piano qui tra gli amici bergamaschi. L'importante è non farsi male, dicevamo, ma bastano 3 minuti e mezzo di elettricità a metà ripresa per regalare cariche e scariche in campo e fuori. Comincia l'Atalanta, 20 punti a Bergamo sui 24 disponibili, con il tenace Valentini, marcatore di Schillaci e ripescato per l'assenza di Montero. Un sinistro ben preparato, una lieve deviazione di Bergomi ed è l'1-0 con Zenga a spiegare. La palla è entrata sotto l'incrocio di palle da mia destra e purtroppo ero col passo sbagliato e non sono riuscito a rimettermi dritto. Meno male che significa col passo sbagliato non sono riuscito a mettermi dritto? Perché mi stavo spostando dall'altra parte per andare a intercettare il tiro che era in partenza di Valentini. La riscossa degli uomini di Bagnoli è immediata e l'influenza neppure smaltita si rivela per Manicone come gli spinaci per Braccio di Ferro, un ricostituente. Per il ragazzo della Provvidenza nerazzurra è il primo gol nell'Inter e il secondo in Serie A dopo quello segnato con l'Udinese. Gli sfottò tra tifosi successivi alle due reti accenderanno nel dopopartita micce sedate dalle forze dell'ordine e quei lacrimogeni. E questo stupisce se pensiamo, appunto, alla tranquilla accettazione del risultato da parte di tutti, con i difensori Biliardi e Porrini su un fronte e Paganin, sostituto di Ferri, sull'altro, impeccabili nel loro lavoro. L'Atalanta, al solito, nel momento di massima sofferenza, è riuscito a trovare quel golletto che vi ha garantito almeno l'1-1, vero Lippi? Beh, il golletto che ha garantito l'1-1 l'ha trovato. Un gollazzo. L'ha trovato l'Inter, dopo che noi l'avevamo segnato. Rambaudi era attesissimo come atalantino in procinto di passare all'Inter, si dia un voto. No, prima fase in procinto di passare all'Inter non lo so e per adesso non mi può interessare. Gioco per l'Atalanta e cerco di far bene fino alla fine per l'Atalanta. E darmi un voto, direi che ho disputato una buona gara, ma direi che tutte le due squadre hanno disputato una buona gara. Schillaci ha questi occhiali molto suggestivi perché ci sono stati purtroppo incidenti fra tifosi, i lacrimogeni ti hanno arrossato gli occhi. No, c'hanno poi gli occhi che hanno buttato i fumogeni. Antonello Orlando. Quest'Inter che trova sempre difficoltà a far gol, giocate tanto tu e Fontolan, però vi manca tac quel gol. No, diciamo che è un periodo che stiamo giocando benissimo, quindi però concludiamo poco a rete. Quando rivedremo i tuoi occhi illuminati nelle immagini televisive dopo un gol o dopo... Più che altro quando vedete lo spirito dentro, ecco. Io credo, spero più presto possibile. E chiudiamo con l'arbitro Beschin che commenta per noi gli episodi da Moviola con Fontolan protagonista. Fontolan è il portiere. Ma l'ho giudicato del tutto involontario anche perché non ho ravvisato nessun estremo di volontarietà. L'1-1 poi è stato bene a tutti, quindi... Questo lo lascio dire agli altri. Gli arbitri sono contenti quando gli incontri finiscono in pareggio? È meglio se finiscono in pareggio o se vincono le due squadre? Non è che sia il risultato che determina il fatto di essere soddisfatti o meno. Uno giudica la prestazione che ha fatto e nel suo compito.